È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis. Capitolo 20. Eva sedeva dietro l'enorme scrivania che le era stata generosamente regalata da Madame Plume, una donna di mezza età che le aveva fatto da mentore e che prima di morire le aveva lasciato tutto ciò che possedeva in eredità. Nel corso della sua carriera come scienziata, Eva Grimbel aveva accumulato numerosi successi. Grazie a lei, Madame Plume aveva dato inizio alla scoperta di nuovi parassiti capaci di modificare il DNA umano, dando luogo ad organismi forti e sani. Eva aveva scoperto che i ragazzi di Redwood possedevano un'infinità di cromosomi diversi rispetto a quelli di un qualunque individuo, che permettevano loro di avere abilità fuori dal comune, sebbene non ne fossero a conoscenza. La donna, ora proprietaria di Redwood, aveva continuato a studiare il fenomeno pronta a dare inizio a quello che Anne Plume non era riuscita a fare: creare un nuovo genere di umani, più forti e destinati a qualcosa di grande. Un esercito che avrebbe conquistato per lei il mondo, un mondo dove lei voleva essere al comando. E davanti a sé aveva l'essere che aspettava da una vita. Per più di 20 anni aveva esaminato ragazzi provenienti da luoghi diversi ed ognuno di loro, dopo poco più di un anno, moriva per la somministrazione dei liquidi che lei stessa creava. Aveva visto più di 1000 corpi contorcersi sotto gli effetti delle sue sostanze, ma Luxia no. Luxia non era stata male quanto gli altri, sembrava persino immune a quei veleni. E per quanto la cosa la irritasse, non poteva fare a meno di trovare il tutto terribilmente affascinante. «Vuoi sapere perché faccio quel che faccio?» chiese la donna, continuando a puntare gli occhi sulla sua preziosa agenda. «Sento che me lo dirà ugualmente», constatò Lux, facendola notevolmente irritare, al punto che tolse gli occhiali e piantò gli occhi chiari nei suoi. Ognuno di voi ha qualcosa di speciale. Devo solo capire cosa. Il vostro DNA ha qualcosa che il mio e quello di qualsiasi altra persona non ha. Non gli ho ancora dato un nome. Non ho ancora capito cosa sia. Ma siete importanti. Tu più di tutti, Luxia. Spiegò la donna sotto lo sguardo confuso della ragazza, che la guardava come se fosse lei la pazza. Ecco, Luxia, tu sei il mio asso nella manica. Sei l'arma che farà scoppiare tutto. E appunto per questo sei importante. Il tuo DNA è così particolare che analizzarlo mi emoziona a tal punto da voler prendermene cura. La tua vita è di estrema importanza per questo. Lux continuava a scuotere piano la testa, mentre le mani iniziarono a torturarsi tra di loro freneticamente. Io non capisco, disse sinceramente balbettando un po'. La dottoressa a quel punto si lasciò sfuggire un sorriso. Non c'è nulla da capire, tesoro. Stai semplicemente contribuendo a una scoperta che darà una svolta decisiva alle guerre civili e ai contrasti politici. Voi siete l'inizio e la fine, qualcosa che nessuno sarà capace di distruggere o sottomettere, affermò la donna con uno strano scintillio negli occhi, una luce che esprimeva follia allo stato puro. Le labbra carnose e rosse erano incurvate in un sorriso tetro che fece accapponare la pelle alla ragazza. Sta dicendo che siamo dei guerrieri o qualcosa del genere? Io non credo nei supereroi, dottoressa, e credo ancor meno che i pazienti possano esserlo, osservò guardandola negli occhi, sostenendo quello sguardo pieno di avidità. Voi siete soldati, non supereroi. Un esercito di ragazzi che combatta per quello che è veramente giusto. Non credi anche tu che la scoperta sia il cuore delle nuove generazioni? Ecco, questo è quello che voglio, che la scoperta non finisca mai. Che le generazioni si estendano con il vostro sangue in corpo. Il suo limpido sorriso si iniettò di qualcosa che la ragazza non aveva mai visto finora, un misto di ambizioni e ossessioni che solo un paziente di Redwood avrebbe potuto capire. Eppure, lei non riusciva lontanamente ad immaginare un'espressione tanto orribile in faccia. Ecco perché siete nati, per tutto ciò. Non ti ringrazierò mai abbastanza per aver deciso di collaborare a questo progetto. Dovresti dare il buon esempio ai tuoi compagni.
e dire loro di sottoporsi agli esperimenti tanto quanto fai tu. Lux a quell'affermazione si protese in avanti, come per spingere se stessa a uscire da quello stato di trance. Ne avevamo già discusso, dottoressa. Io le basto. Disse con tanta fermezza che la dottoressa non poté fare a meno di sospirare, capendo che a quel punto non era solamente lei a tenere in pugno il gioco. Ha parlato di abilità, si spieghi meglio, le intimò senza risultare troppo autoritaria. L'obiettivo di Luxia non era quello di lasciare credere che lei fosse diffidente, tutt'altro, aveva intenzione di lasciare credere alla dottoressa che ella aveva un certo potere su di lei. Voleva farle intendere che si fidava, anche se in fondo non era affatto così. Lux sapeva perfettamente che c'era poco da fidarsi della dottoressa, ma credeva alle sue parole e alle sue confessioni, perché quei pensieri bramosi di potere rispecchiavano appieno l'idea che si era fatta di Eva e di Redwood. Un concentrato di insanità mentale che partiva dai dipendenti dell'istituto a chi lo dirigeva, e più i giorni passavano, più le sembrava che i pazienti fossero le uniche persone normali in quel luogo. Il modo in cui reagite nel conoscere i vostri crimini determina il tipo di abilità di cui siete in possesso. Ho conosciuto ragazzi capaci di sfondare proprio quelle mura soltanto con la forza fisica dei propri corpi. Ti sorprenderesti di tutte le cose che sei capace di fare, Lux, e di quelle di cui sono capaci i tuoi compagni. Le disse con un pizzico di euforia in voce. Voi mi affascinate così tanto. Sospirò la donna senza togliersi dal volto il sorriso. In realtà la sua curiosità era rivolta per di più a Luxia, che nonostante le numerose somministrazioni dei veleni, non era riuscita a manipolare nemmeno una volta. Ed era questo il fine dei suoi esperimenti, riuscire a capire fino a dove i suoi amatissimi pazienti riuscivano a spingersi. Provava un profondo senso di piacere nel farlo e nell'ultimo periodo si era divertita nello sperimentare la resistenza di Luis, constatando che egli era debole psicologicamente, ma molto forte in quanto fisico e agilità. Un ottimo soldato. A quel punto Lux si sentì più confusa che mai. Continuò a torturarsi le mani per una manciata di secondi prima di decidere di prendere parola. «Dottoressa, potrei chiederle un favore?» Riprese a guardarla e quando la donna annuì proseguì. «Potrei venire a leggere qualche libro di tanto in tanto?» Una richiesta simile lasciò senza parole la donna, che adesso la guardava con la fronte aggrottata e con le palpebre mezze chiuse cercando di capire quale fosse il tranello. «Non credo sia possibile. Ad ogni modo, nella sala ricreativa ci sono una marea di libri», osservò quando capì che la ragazzina si era persa ad osservare l'infinità dei libri che la sua biblioteca personale possedeva. «Ne sono consapevole», annuì Lux sorridendo timidamente, «però nel suo ufficio mi sento al sicuro. E quando leggo qualcosa, mi piace stare in un luogo dove sto bene. La sala ricreativa è sempre piena di pazienti». Osservò a sua volta la dottoressa che non poté che darle ragione. Solo qualche ora per poter stare da sola. La implorò con il suo sguardo migliore. «Credo di potertelo concedere», affermò l'altra, seppur riluttante all'idea di dover farla entrare nel suo ufficio anche in sua assenza. Ma in fondo sentiva che Lux aveva accettato di essere il fulcro del suo esperimento. Quando fu finalmente congedata, lasciò che i suoi piedi strisciassero fino alla sala ricreativa, dove finalmente avrebbe potuto liberare la mente da tutti quei pensieri. Le informazioni che la dottoressa le aveva fornito, senza sua espressa richiesta, erano talmente tante che aveva paura di poterle dimenticare da un momento all'altro e di perdere di vista anche il minimo dettaglio. E allora capì che Redwood era molto più di un istituto psichiatrico. Si sedette sul divano posto davanti alle finestre. Molti dei suoi compagni ridevano e scherzavano, e ciò non poteva che rallegrarla. Da quando era diventata l'unica a passare sotto le grinfie di Josh e Fred, le agonie degli esperimenti erano finite, e la notte il silenzio cullava i sogni di tutti loro, tranne quelli di Lux. Ripensò a Freya e un'ondata di malinconia non poté che avvolgerla, trascinandola nuovamente nei suoi passi insanguinati. Sentì nuovamente le mani appiccicose di sangue e un brivido le percorse la schiena quando ricordò il suo bell'abito macchiato di rosso. Gli occhi così belli di Freya spenti per colpa sua. Si portò una mano sul petto cercando di contenere il dolore che stava provando. Un dolore difficile da spiegare, paragonabile al cielo in tempesta durante la stagione invernale. Probabilmente Freya era l'unica ragione per cui non si era avvicinata del tutto a Davy Azzura.
Non voleva tradire la sua vera amica e pensare anche solo di poterla dimenticare le metteva voglia di punirsi. Ma con Harry era tutt'altra storia. Più si avvicinava a lui, più si sentiva vicina ad Elise. Il viso familiare di quel ragazzo le impediva di cadere nella più totale tristezza. Harry era il sole dopo quella tempesta tanto odiata. Eppure anche con lui si sentiva in dovere di non avvicinarsi troppo. E forse era meglio così. Negli abissi della sua mente non riusciva a concepire perché avesse mai rifiutato il bacio di Louis. In fondo lo riteneva una brava persona. Le sembrò persino strano l'aver pensato di voler tornare ai suoi primi giorni a Redwood per poter rivedere l'oceano negli occhi del ragazzo e di bearsi di quel sorriso sincero. Ma ciò non era possibile. Louis era cambiato e non importava di chi fosse stata la colpa. Lui non sarebbe più tornato quello di un tempo. Lux vedeva in lui i risultati di ciò per cui la Grimbel aveva sempre lavorato. Eva ci era riuscita a distruggerli. Quei pensieri finirono per sgretolarsi quando una giovane ragazza dai capelli rossi e ricci prese posto vicino a lei. «Quindi tu sei la famosa 8326? Qui dentro non si fa altro che parlare di te». La sua voce somigliava tanto a quella di una bambina e quando riedacchiò e gli occhi marroni si chiusero in due fessure, Lux pensò che ne aveva persino l'aria. «Piacere, Hayley», disse tenendo la mano ossuta verso quella di lei, e Lux non esitò a stringerla. «Lux», mormorò ricambiando il sorriso che la rossa le aveva rivolto. «E non credo di essere poi così famosa», scosse piano la testa, ridendo appena al pensiero di lei come una celebrità. «Stai scherzando, spero. Qui dentro sei come l'ultimo album di Ed Sheeran, non si fa altro che parlare di te». Ammise, e benché il paragone fosse paradossale e senza senso, Lux rise di gusto. «Sei una fan di Ed Sheeran?» le chiese, e a quella domanda Hayley sembrò illuminarsi di una luce colorata e vivace. «Io adoro Ed Sheeran. È probabilmente il mio cantante preferito in assoluto», sospirò trasognata Hayley, ripensando al cantante dagli occhi chiari. «Hai ascoltato il nuovo album?» chiese con tanto entusiasmo da far sorridere ancora l'altra, che per risposta scosse la testa in segno di no, e dunque uscì dalla sua tasca della divisa rosa chiara un iPod. «C'è l'album completo, tienilo pure. Questo lo condividiamo in sala comune, dovrebbe essere il miglior giorno per tenerlo, ma tienilo pure», disse alzandosi. «E fammi sapere cosa ne pensi». Le intimò prima di scappare via quando un'altra ragazza iniziò a urlare il suo nome. Quella nuova conoscenza le risollevò l'umore, lasciandole in viso un sorrisetto divertito. Rigirò in mano l'iPod bianco e le cuffiette del medesimo colore. Così le mise e fece partire la prima canzone. La melodia era così dolce che la ragazza si rilassò subito. Il suono delle corde della chitarra le fece ritornare in mente i tempi in cui il padre le suonava canzoni inedite e lei lo guardava con ammirazione. E quanto avrebbe voluto tornare a pizzicare quelle corde insieme a lui. La voce armoniosa del cantante si fece spazio nella sua testa come in una tempesta. La travolse totalmente facendola perdere tra le note, gli assoli e gli acuti del cantante. Le parole di Perfect iniziarono a farle battere il cuore in modo veloce e frenetico. Le parole del cantante le erano entrate fin sotto la pelle, insinuandosi in lei e riempiendo più spazi che Redwood le aveva sottratto dal corpo. Un sorriso le storpiò le labbra. Mai prima di allora credeva di poter stare così bene in quel luogo. Ma la musica era riuscita a trasportarla in un luogo tutto suo, dove esperimenti e sostanze verdi non erano ammesse. Una parte di quella beatitudine le venne tolta quando una delle cuffie le fu sottratta. Lux voltò lo sguardo verso la persona che aveva commesso quell'orribile gesto. Il viso era coperto dalla chioma riccia e scura. Harry si portò all'orecchio la cuffietta, tenendo le mani sulle cosce. Chiuse gli occhi, immergendosi nel fiume di parole cantate in perfetta sincronia. Lux allora tornò a concentrarsi sulla canzone che pian piano arrivò al suo termine, ma nessuno dei due decise di muoversi. Semplicemente restarono lì, ad ascoltare la playlist consigliata da Hayley, e stavano bene.